Era una notte buia e tempestosa. E come in tante altre notti, mi facevo i cavoli miei. Non sono mai stato una persona troppo socievole, ho sempre preferito la compagnia di un buon libro agli umani, per esempio. È per questo che quando ho provato ad aprirmi al mondo, ci sono andato con cautela, con i piedi di piombo. E mai, vi dico mai, mi sarei aspettato ciò che di lì a poco sarebbe accaduto. E quindi ti No, dicevo, se fai un tiro se per colpire non puoi agire. lanciare pure palla di fuoco. Ma poi, sei un ladro da livello 2, ma come cazzo? Certo che sei proprio saccente, Matteo. Io? Saccente? Queste cose sono abbastanza da cambiare un uomo, per sempre. Quel giorno Matteo, lo scrittore, linguista ed enigmista, morì sotto lo schiacciante peso di una società superficiale e menefreghista. Dalle sue ceneri nacque Sacceo. Non una persona pedante, non il guastafeste che alza il dito e dice la sua, ma un essere mosso solamente dalla distruttiva conoscenza e dalla voglia di condividerla con tutti, come un virus. Presto tutti saranno infetti ed il mondo sarà migliore. Non esiste vaccino. L'unico modo per sopravvivere è accettare il cambiamento. Iscrivendosi e cliccando sulla campanella. Tremate, umani! Sacceo è qui ed è pronto a parlare. No, ok, scherzi a parte. Ciao, sono Matteo e sono davvero un linguista che scrive enigmi e libri per lavoro. Se vorrete seguirmi potreste imbattervi in cose spiegate bene, Dove diede il via a un vero e proprio processo al morto, o come viene chiamato oggi il sinodo del cadavere. cose spiegate male. Tanto che in diverse occasioni erano arrivati a distruggersi i campi coltivati a vicenda. Ah, è proprio una bella giornata per essere una spiga modenese. Ah, il sole è nel cielo, non si vede una traccia di nube E cose spiegate peggio. Vi alzate dal letto arrabbiatissimi, prendete il vostro pretzel vecchio di 2 settimane pronti a lanciarglielo come Xena alla principessa guerriera sui denti, ma poi vedete che sono centinaia e centinaia le persone che stanno ballando in piazza al ritmo di musica, sfracassandosi le ossa, sfracassare è un termine tecnico, non ci fate troppo caso, e tirandosi gomitate in preda agli spasmi. Cliccate dunque su quel tastino, nobili cavalieri della saccenza, e partiamo per un folle viaggio oltre le colonne d'Ercole. Vabbè, insomma, sì. A presto. E se vorrete sostenere questo canale, troverete sempre in descrizione i miei libri. Sono fighi. Dategli un'occhiata.